Ciao cari amici, eccoci al secondo appuntamento per la nostra rubrica Occhi negli occhi. Oggi davvero presentiamo un'opera straordinaria per la collezione degli autoritratti delle Gallerie degli Uffizi. Straordinaria perché didatticamente è l'opera che ci avvicina maggiormente a cosa pensa l'artista quando si trova di fronte allo specchio per realizzare il suo autoritratto. Va da sé che sto parlando dell'opera più famosa in questo senso, è quella di Johannes Gump, artista nato ad Innsbruck nel 1624, la cui morte è un po' nel mistero perché la datazione che abbiamo corrisponde a una data che lo vedrebbe morire a 102 anni e quindi preferiamo lasciarla nel mistero. È un artista del quale conosciamo due versioni dello stesso autoritratto. Quella conservata alla Galleria degli Uffizi, nel Corridoio Vasariano fino a poco tempo fa, è realizzata quando l'artista ha 20 anni e la successiva, di formato rettangolare, invece si trova a Schönberg nel castello. È una versione rettangolare, ma il soggetto è esattamente lo stesso. Di cosa parliamo? Parliamo del pittore ritratto di spalle, che presenta due immagini, la sua immagine nello specchio, riflessa in uno specchio ottagonale, la sua immagine riportata sulla tela. Peraltro, per quanto riguarda le Gallerie degli Uffizi, stiamo parlando di una tela di 82 centimetri di diametro. È molto interessante l'idea di vedere tre aspetti, perché in realtà noi vediamo l'immagine allo specchio, quella che dovrebbe essere l'immagine reale. Vediamo l'immagine trasposta sulla tela, che è quella che è passata attraverso l'acquisizione dell'immagine, attraverso la mente dell'artista e poi trasposta sulla tela. Quello che è interessante è che noi non vediamo l'autoritratto dell'artista, ma vediamo l'artista mentre realizza il suo autoritratto con le due versioni, la versione a sinistra, che è a sinistra dell'immagine, che è quella dove lui si guarda allo specchio, e la versione a destra dove vediamo la realizzazione dell'autoritratto. Tra l'altro, queste due versioni sono sottolineate dalla presenza di due animali. La versione reale, dove vediamo, scusate, la visione allo specchio dove vediamo il gatto, e la versione dell'autoritratto dove vediamo il cane. Secondo il filosofo francese Jean-Luc Nancy, l'interpretazione della presenza del cane e del gatto, questi animali domestici, uno vicino allo specchio e l'altro vicino al dipinto, ha una corrispondenza allegorica, in quanto lo specchio ha un riflesso fugace, ha una visione temporanea, qualcosa che non è permanente, è meno simile alla realtà. Mentre invece cosa conserva fedelmente l'immagine è il ritratto, che rimane e quindi è da legarsi al cane. Lo specchio, in questo senso, ha un riflesso, qualcosa di non permanente, mentre invece il cane ha una permanenza, un'affidabilità con il reale. La presenza di queste tre figure, perché in realtà l'autoritratto ci racconta queste tre figure, non ci permette di mettere occhi negli occhi dell'artista. Perché l'artista noi non lo vediamo, l'artista ci volta le spalle, l'artista è presente di spalle, è come se la sua scelta fosse proprio quella di raccontarci la sua presenza. Non sappiamo molto di quest'artista, abbiamo cercato delle informazioni e delle notizie, sappiamo che era figlio di un architetto, ma non abbiamo notizie sulla sua vita. Ma certo questa macchia scura che lui presenta alle spalle ci pone di fronte alla domanda del perché lui abbia scelto di porsi così. E forse ci piace pensare che questa dualità e questa doppia presenza attraverso la quale lui in un qualche modo orchestra, gestisce, bilancia, è il ruolo che lui si sia voluto dare. E con questa bellissima immagine forte, piena di contenuto, vogliamo davvero omaggiare Johannes Gump, questo artista e questo autoritratto di cui abbiamo solo due versioni, una
delle quali importantissima nelle gare di edilizia.